eventi in tutta la città. Quest'anno animeremo, come lo scorso anno, l'area COFA Eventi, l'area della ruota panoramica, che sarà protagonista di un festival dedicato ai giovanissimi, alla musica trap, alle nuove generazioni. Avremo le massime espressioni a livello nazionale ed internazionale di questo genere musicale che oggi va per la maggiore, a partire dall'11 al 14 luglio. Avremo una serata particolare anche in concomitanza della Notte Bianca dell'Adriatico. Avremo dei nomi come Sfere Basta, Motta, Fra Quintale, e oggi annunciamo anche un nome importante nel programma degli eventi della Notte Bianca dell'Adriatico, che è quello di Alborosi, appartenente alla massima espressione della musica reggae a livello internazionale. Sicuramente arricchirà anche il calendario degli eventi organizzato nella Notte dell'Adriatico, in programma il 14 luglio, con un'area musicale capace di andare avanti dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Questa è la prima edizione del Terra Sound, che si terrà appunto all'ex COFA dall'11 al 14 luglio, proprio sotto la ruota panoramica. Abbiamo scelto questa location molto grande, anche facilmente raggiungibile al centro della città, anche suggestiva se vogliamo, a ridosso tra il mare e il fiume. Ci sarà per la prima volta a Pescara questo, un festival di cui noi andiamo molto fieri, così grande, sicuramente di livello nazionale, con oltre 40 artisti nei 4 giorni. E l'11 e il 12 avremo due giornate con ingresso a biglietto, mentre il 13 e il 14 due giornate di ingresso gratuito. Il 14 confluiremo anche noi nel programma della Notte Bianca e quindi andremo avanti con tutta la musica dalle 6 di pomeriggio fino all'alba.